È molto semplice profilare il cliente, ma come si fa a conoscere meglio l'emotività? Ma è molto semplice diciamo profilare il cliente in base a quello che lui ci dice, in base ai classici parametri di rischio, parametri di orizzonte temporale, tutto corretto, tutto bello. Però poi quando, come facciamo a capire effettivamente se quello che il cliente ci dice è reale e magari non ci dice o ci nasconde, neanche lui conosce magari quelli che possono essere degli aspetti irrazionali, che sono quelli che poi nell'investimento contano di più. E noi quello che pensiamo è che l'emotività del cliente sia sempre più da considerare un fattore primario nel rapporto col cliente, soprattutto anche per quello che sarà la volatilità che potremo aspettarci da qui in futuro. Quello che abbiamo cercato di fare noi è dare uno strumento, un aiuto a tutti i consulenti per capire meglio i clienti e per avere un maggiore dialogo con loro. Abbiamo per questo creato insieme al San Raffaele di Milano, in collaborazione con Matteo Monterlini, che è specializzato appunto sulla finanza comportamentale, uno strumento che si chiama Investimente, è un sito web, un test psicofinanziario www.investimente.it, che ci permette appunto di andare ad individuare quelle trappole mentali, quelle problematiche emotive che il cliente molto spesso non conosce neanche se stesso. Ma ci permette, diciamo, questo test di individuare quelli che possono essere spunti molto importanti sia nella gestione dialettica col cliente sia anche poi nella costruzione del portafoglio in una logica appunto di maggiore conoscenza delle relazionalità.